Quinta giornata della Serie A, Crese Winter, seconda edizione, main partner Zanutta, gli altri partners sono Mima Sport, Autolavaggio Fabio Severo, Moto Charlie Trieste, C-Solutions, Medfair e Poliambulatorio Fisiosan, media partner e City Sport. Sul campo di Idomio si affrontano in divisa argento Istria Football Club contro Trieste Costruzioni in completo rosso. Subito palla persa da Istria Football Club. Prova a ripartire Spahiu, tenta un controllo con la suola, gliela porta via Caffescioli che serve Cariz, calcia Cariz con il destro, sblocca il match, da fermo la sua conclusione a superare Corrente che si tuffa ma non riesce a intercettare il colpo da biliardo che vale il vantaggio Trieste Costruzioni su Istria Football Club. Tenta la reazione Istria Football Club, servito Zekovic tra le linee, che va da Stefani, il suo tiro a giro, colpisce il palo a un passo dal pareggio. Istria Football Club non avrebbe potuto nulla bole. Ancora Istria Football Club che cerca Spahiu in mezzo a due avversari, riesce a vincere un paio di rimpalli, Spahiu che poi con la conclusione sporca porta tutto in parità. Proteste moderate della Trieste Costruzioni che chiedono un fallo di mano dell'attaccante di Istria Football Club, invece tutto valido per Bencic, risultato di nuovo in equilibrio con il pari di Spahiu. Caparbio nel vincere l'uno contro uno. Ancora l'autore del pareggio, Spahiu, vede la corsa di Krasnik che arriva e calcia con il destro, gli risponde Bole che tira giù la serranda e mantiene i suoi sul pari. Astrid Caffescioli chiama la giocata a Giorgevic che va a lungo linea verso Cariz, si libera Cariz, calcia in porta, la parata di Corrente, poi Giorgevic con il tap-in in corsa con il destro a riportare avanti la Trieste Costruzioni 2-1. Ha avuto il merito Giorgevic di far partire l'azione con la corsa a destra e poi di seguirla andando a chiudere dopo la respinta di Corrente, 2-1. Caffescioli rimette dentro per Cariz, scambio insistito, ancora Cariz in mezzo a due, poi la palla diventa buona per il destro da fuori, il tentativo di tap-in di Berisha, fallo su Corrente, non vale il gol del 3-1. Krasnik prova a scappare, cerca il dribbling ma perde palla. Lo punisce Cariz con il diagonale, ora sì che è valido il 3-1, leggerezza difensiva in fase di impostazione, palla persa sanguinosa, non ha perdonato Cariz con il diagonale letale per il più 2 della Trieste Costruzioni su Istria Football Club. Stefani osserva la situazione, va a lungo linea a cercare la corsa di Krasnik, anticipato. E anche l'ultima giocata del primo tempo, Bencic manda le squadre al riposo con il risultato di 3-1 per la Trieste Costruzioni su Istria Football Club. Tutto pronto per il secondo tempo, sarà la Trieste Costruzioni e nella fattispecie Clement Cariz a muovere il primo pallone, lo fa calciando direttamente in porta, palla fuori dall'impianto di Domio. Caffescioli, verticale per Cariz, lo aspetta l'uno contro uno con Stefani, se la porta sul sinistro Cariz, insiste e riesce a bucare Corrente ancora una volta, il gol del 4-1, ancora Clement Cariz, tripletta per lui, sembrava essere riuscito a limitarlo la difesa di Istria Football Club facendolo allargare, ma il sinistro è uscito pericoloso e letale lo stesso, 4-1. Ancora Cariz, ora in fiducia, lo fermano però, ci prova Stefani da fuori con un gran destro che rimbalza prima di entrare in porta alle spalle di Bole, non molla Istria Football Club che torna in partita sul meno 2, 4-2, il gran destro di Stefani. Poco dopo la metà campo. Palla recuperata da Trieste Costruzioni, c'è Cehaia che corre. Calcia, respinta di Corrente, ancora Cariz
non perdona mai il numero 9. Era riuscito corrente a rispondere al primo tentativo di Cehaia lanciato tu per tu con il portiere di Istria Football Club, che però poi ha lasciato lì e Kariz ha scritto il gol del 5-2. E il poker personale per il 9. Prova a portare palla a Krešnik, servizio per Zekovic, serie di rimpalli, contrasti, fase molto confusa, poi Spahiu è solo davanti a Bole, un numero di Spahiu, poi un rimpallo Krešnik per Zekovic, non vuole saperne di mollare Istria Football Club, ora il risultato è 5-3, ha segnato Zekovic. Gran merito però di Krešnik, che l'ha messo in condizione di mettere il tap-in da un metro di distanza, da dentro l'area piccola, con la porta vuota. Battuto il calcio di punizione Trieste Costruzione, Kariz dentro l'area, gran risposta di corrente, poi Cehaia mette fuori di testa, si rimane sul più 2 Trieste Costruzioni, il risultato è 5-3. Rimessa laterale effettuata, Zekovic, lo scippo di Cafescioli che arriva come un treno e batte corrente, gran break del centrocampista della Trieste Costruzioni, furto con gran scelta di tempo e poi destro secco, niente da fare per corrente, si rimette di nuovo in sicurezza la Trieste Costruzioni. Calcio d'angolo battuto, Spahiu, controllo, punta Cafescioli, surplus, poi palla sul secondo palo, doppietta per Zekovic, entrambi i gol praticamente dalla stessa zolla, questa volta però di testa e di nuovo a meno 2, Istria Football Club, risultato 6-4, gran assist di Driton Spahiu. Lancio di Bole. Retropassaggio di Stefani che non si avvede della presenza di Berisha, che ringrazia, scarta il regalo e rimette di nuovo 3 lunghezze di distanza a vantaggio della Trieste Costruzioni su Istria Football Club. Non l'aveva visto evidentemente Stefani, che voleva retropassaggio per corrente e invece è un assist per Berisha, che non può esimersi dal battere il portiere di Istria Football Club. 7-4. Spahiu, limite dell'area, raddoppiato, triplicato, la perde, poi Giorgiovic addirittura tenta un tunnel, rischia di perdere il pallone, lo ha perso, Spahiu calcia e scrive il 5-7, non finisce mai questa partita, anche se di tempo ne manca ormai poco, si prende il 5 dei compagni, Driton Spahiu, bravo a crederci, a credere nella palla persa della Trieste Costruzioni, chiede scusa Zivotic. Calcio d'inizio ci prova Clement Kariz ed è l'ultima azione di questo match, fischia 3 volte Bencic, Trieste Costruzioni che batte 7-5 Istria Football Club in questa partita valida per la 5ª giornata della Serie A Crese Winter seconda edizione, main partner Zanutta, gli altri sponsor Mima Sport, Autolavaggio Fabio Severo, Moto Charlie Trieste, C-Solutions, Metfer, Poliambulatorio Fisiosan, Media Partner, City Sport.